Una strega al servizio del re. Il saggio più anziano in pericolo di vita. Emergenza al castello di Re Quercia. Il più anziano dei tre saggi di corte ha rischiato di morire durante la notte a causa della febbre altissima. Chi mi chiama? Ehi, ciao! Scusa la poca attenzione, ma che oggi c'è una notizia preoccupante nel giornale del Fantabosco. Tu sai che Re Quercia si avvale dell'aiuto di tre saggi? Sono tre illustri personaggi, molto molto anziani, che hanno speso tutta la loro vita in studi serissimi. I medici di Re Quercia, riuniti poco dopo il tramonto, hanno decretato che, per salvare l'anziano studioso, era assolutamente necessario somministrargli al più presto 5 gocce dell'acqua che balla, della sorgente dei Monti Azzurri. Come? Dove si trovano i Monti Azzurri? Ah, certo, tu non lo sai. Beh, te le faccio vedere. Ti mostro la carta dei regni. Allora, dovrebbe essere qui dentro. Eccola qua, sì. Tu, qua. Allora, vedi, questo è il chiosco. Più a nord c'è la reggia di Re Quercia, poi salendo ancora c'è la piana del re, poi la grotta di Drago Focus e i Monti Azzurri più a nord. Eccoli qua, vedi? Bene, ma finiamo di leggere. Allora, purtroppo durante la notte i piccioni viaggiatori non volano. Le guardie di Re Quercia hanno rinunciato all'impresa a causa di un agguato di Drago Focus. Ma all'alba il re ha ottenuto l'ampolla con le gocce dell'acqua che balla. E come ha fatto Re Quercia ad ottenere l'ampolla? Padre, ci siete? Siamo noi, Principe Giglio e la vostra Odessa. Ma qui non c'è nessuno. Strano. Ha detto chiaramente che avrebbe atteso l'ultimo bollettino medico proprio qui, nel suo privatissimo studio. Ma se lo conosco bene, non avrà resistito e avrà raggiunto le camere del nostro amato saggio per avere notizie sul suo stato di salute. No, ne vengo io ora. Non era lì. Ero così contento di potergli comunicare che la salute del suo più anziano consigliere è fuori pericolo. Quelle gocce hanno avuto un effetto miracoloso. Ma questo che cos'è? È firmato da Strega Varana. Ma ciò che vi dovevo è stato realizzato. Ora aspetta a voi pagare il vostro debito, o la parola di un re non sarà più tale per sempre. Vi aspetto al mio antro, Strega Varana. Non credo ai miei occhi. Un messaggio di Strega Varana? Ma che debito può avere tuo padre con quella perfida strega? Ciò che vi dovevo è stato realizzato. Quindi vuol dire che Strega Varana ha compiuto qualcosa per lui. Già, ma cosa? Quello che mi preoccupa di più è che Sua Maestà ora è solo nell'antro della strega. Non dobbiamo perderci in chiacchiere, principessa. Io corro laggiù per scoprire che cosa sta succedendo. Sarò al fianco di tuo padre come il più valente dei paladini. Ah, sì? Vai, corri, principe Giglio. Io cercherò di raccogliere più notizie possibili qui al castello. Ci troviamo al chiosco di Milo. Da quelle parti è il posto più sicuro. Cercherò di portare lì tuo padre. Bene. Ora che sono rimasta da sola, voglio controllare la Magna Ghianda. Non vorrei che qualcuno l'avesse forzata. Qui dentro ci sono le cose più preziose e segrete di un re. Beh, mi sembra tutto a posto. Per tutte le punte della corona. Bisogna assolutamente risolvere questo mistero. Presto, Tessa, devi raccogliere più informazioni possibili. E con questo dichiaro che Strega Varana è autorizzata a esercitare ciò che viene esposto nel documento ufficiale da me firmato e sigillato in data di oggi, in fede Re Quercia. Ma che io possa essere fulminata da uno dei miei stessi fulmini se questo non è uno dei migliori affari che abbia mai combinato in vita mia. Re Quercia è stato davvero di parola. Anche se deve ancora finire di pagare il suo debito.
Uscivo della la pozione. Allora è vero che Strega Varana ha ottenuto qualcosa di speciale dal Re Quercia. Vediamo di capirci qualcosa. In virtù degli eventi straordinari occorsi durante la notte e grazie al fondamentale aiuto ricevuto da Strega Varana, in base agli accordi presi prima dell'alba... Tana! Strega Varana, per fortuna ci sei. E il vento ha fatto volare via questo documento e io per caso passavo di qui e quindi... Non farmi ridere. Il vento? Un principe così valoroso che entra nel mio antro per rubare i miei legittimi documenti. Penso proprio che ci voglia una bella lezione. Strega Varana, non è capitato chissà che, ecco. Il vento, cioè sì, la brezza leggera, però... Principe Giglio, principe bello, che ascolti musica fatta di vento, con nuove orecchie da pipistrello, senti che vento in questo momento! Le mie orecchie! Ben gli sta, orecchie da pipistrello, così lo sentirà per davvero il suo vento leggero. Adesso però passiamo alla seconda parte del programma. Devo andare da Milo a farmi costruire qualcosa che ricordi a Re Quercia i termini del nostro patto. Questa pergamena e il resto saranno per me fonte di inesauribile guadagno. Non so proprio più cosa pensare. Mio padre, che non è ancora tornato al castello. Quella lettera di Strega Varana. Devo subito raggiungere il chiosco di Milo. Forse il principe Giglio è già lì. E con lui c'è anche mio padre, sano e salvo. Misero me, a chi oserà alzare lo sguardo su un principe trasformato in cotal mostro? Oh, principe Giglio, povera me, povera me! Ma che cosa sono queste orecchie? Arriva piano, abbassa il volume, non strillare! Con queste orecchie da pipistrello io sento 5.000 volte meglio! Sì, ma sei 5.000 volte più brutto! Anzi, inguardabile, direi! Ma chi è stato? Sconfitto quella strega di Strega Varana? Ho cercato di leggere la pergamena che tuo padre ha inviato a Strega Varana, dove si parlava di quel misterioso aiuto che gli ha dato durante la notte. L'unico risultato sono queste due orecchie da pipistrello. Non tormentarti, mio bene. Vedrai che troveremo una soluzione. Forse troveremo Fatalina e la sua magia. No, Fatalina no. Non vorrei che mi crescesse anche una proboscide da elefante. Ma non essere così sfiduciato. Vedrai, troveremo una soluzione. Piuttosto... Hai scoperto che aiuto ha dato Strega Varana a mio padre? Non sono riuscito a scoprirlo. Ma che disdetta! Principessa! Non senti anche tu il frullio di 1.000 ali di moscerino? Presto, principe Ciro, è meglio che andiamo, altrimenti gli cresceranno anche le ali. Speriamo solo che mio padre sia tornato al castello. Accipigna per tre volte. Ci vuole proprio una bella pulita a questo cassetto. Tu guarda quanto materiale che c'è. Grandi pulizie, Milo. Lascia perdere. Tanto la polvere si riformerà entro sera e ragni, topi, scarafaggi e mosche saranno qui nel giro di pochi minuti. Vabbè, ecco, non è che ero proprio a quello stadio, eh. Comunque, vabbè, che cosa posso servirti? Non sono qui per dissetarmi. Piuttosto, abile folletto. Che ne diresti di costruirmi un certo animaluccio di che mi serve con la massima urgenza? E che genere di animaluccio? Immagino che non si tratti di un usignolo, eh? Mi hai indovinato. Si tratta di un nero e veloce pipistrello. Pensa, è un regalo per il re. Mi raccomando, mettici tutta la tua abilità. Io intanto ti darò delle informazioni che potranno esserti utili per costruire qualcosa di davvero speciale. Questo libro dice molte cose. Pigna. Ma quelle sono orecchie da... Da pipistrello, è stata lei, è colpa sua. Milo, devi assolutamente fare qualcosa, devi aiutarci. Lasciate fare a me. Ecco, finalmente ho trovato la pagina che parla delle nottole. Ah, ecco. Vedi, sì. Milo, voglio un pipistrello così. Benissimo, va bene, mi metto subito al lavoro. Sì. Ok, allora, ci vorrà l'interno di un rotolo della carta igienica, il cartone, il cilindro di cartone, poi dei cartoncini neri, sì, una spillatrice, del biadesivo,
nastro adesivo, forbici dalla punta arrotondata, degli elastici e dei pennarelli. Allora, io rivesto il cilindro di cartone con un bel cartoncino nero. Ascolta, il pipistrello è un mammifero adatto al volo. Lo sapevi che era un mammifero? Sì, immagino che tu quando eri una piccola e perfida streghetta bevevi il latte di pipistrello. Bene, adesso incollo il cartoncino nero con il nastro adesivo. Ascolta ancora questa. È il pipistrello più comune. Ha l'aspetto di un topo munito di lunghe ali, denti aguzzi e un'apertura delle ali che può raggiungere i 40 centimetri. Cipigna, e infatti adesso io preparerò le ali. Prima le disegno su questo cartoncino nero e poi le ritaglio. Senti ancora questa. Il pipistrello è un animale notturno. Esce al tramonto e vola seguendo un percorso a zigzag per quasi tutta la notte, in cerca di insetti di cui si nutre. Ma Cipigna, davvero interessante. Ecco, adesso ritaglio le ali e poi le attacco al corpo del pipistrello. Ascolta ancora questa. I suoi piccoli occhi non gli servono quasi a niente. In compenso si fa guidare da due sensi che ha sviluppatissimi. Il tatto, localizzato nei peluzzi che rivestono le ali, e l'udito, eccezionale, favorito dai due grandi padiglioni. Due grandi padiglioni. E infatti dopo costruirò anche i padiglioni del pipistrello, cioè le orecchie. Allora, adesso finisco le ali. Dimmi, Milo, quanto mi costerà questo manufatto? Ah, prima fammi finire, strega varana, su. Poi dopo ne parliamo. Adesso sto finendo di ritagliare le ali. Del biadesivo al corpo del pipistrello. La destra e la sinistra. Poi schiaccio la cima del rotolo di cartone, il cilindro di cartone, e facciamo le orecchie come ti avevo detto. Le ritagliamo dopo averle disegnate su un cartoncino nero. Sempre con del biadesivo. Le attacchiamo. Una. E due. E infine disegno la faccina. Allora, facciamo gli occhietti con un piccolo puntino. E poi ci facciamo il nasino e la bocca con due dentini aguzzi. E per ultima cosa ci attacchiamo un elastico con del nastro adesivo. Ed ecco pronto il tuo pipistrello. Non è terrificante, strega varana? Oh sì, che è terrificante. Bene, e pensa che non ti costerà niente, neanche un lillero. Ma va? Mm-hmm. E come mai? Perché ho pensato che
come compenso vorrei qualcos'altro. Vorrei un buono per un controincantesimo. Questa è nuova. Va bene. Ti basta la parola di una strega o devo firmare qualcosa? No, no, mi basta la tua parola. Principessa Odessa, principe Giglio, venite qua. Adesso strega Varana restituirà le orecchie da principe a principe Giglio. Sì, infatti io utilizzerò il buono per il controincantesimo proprio per questo. Strega Varana, so che sei una strega di parola. E adesso voglio che tu restituisci al mio principe le sue orecchie. Sì, sono una strega di parola, è vero. Ma si dà il caso che tuo padre, il re, debba ancora finire di saldarmi un certo debito. Vuoi rivedere le orecchie del tuo bel principe al loro posto? E allora porta questo a sua maestà e ricordagli il nostro patto. Poi torni qui e tutto sarà compiuto. Va, principessa Odessa, e non fermarti. Prima risolveremo questo mistero e meglio è. Vieni, principestrello. Voglio recitarti qualcosa che ti piacerà molto. Ebbene, ma molto, molto piano. Sento addirittura il ronzio delle mosche. Musi di topi, ali d'uccelli, gridi invisibili, strilli di vetro, voli di frulli, voci di spilli, sfiorano i muri e poi tornano indietro. Voli di folli bolidi neri, sfrecciano su, cadono giù, sono più veloci dei tuoi pensieri. Li vedi ancora e non ci sono più. In cielo topi, a terra uccelli, fra cielo e terra, sono pipistrelli. Vostra maestà? Re Quercia? Padre? Oh, ufa, superufa e arciufa. Ma possibile che io non riesca mai a sapere dov'è mio padre? Beh, i re hanno sempre moltissimi impegni, ma... ne va bene. Farò come mi ha chiesto strega Varana. Lascerò questo pipistrello qui sulla sua scrivania. Per tutte le perle nere. Questo che cos'è? Sembra un manifesto pubblicitario. Un messaggio urgente. Una medicina da trovare entro l'alba. Una dichiarazione che non può aspettare. Un dispaccio da consegnare nella notte. Corriere notturno strega Varana e C. Sicuro, segreto, veloce. Corriere notturno. Ma come? Ma cosa? Ma chi? Io non ci capisco proprio più niente. Anzi, no. Forse riesco proprio a intuire qualcosa. Potrebbe proprio essere stata strega Varana ad aiutare mio padre a trovare l'acqua che balla dei Monti Azzurri per curare il nostro amatissimo saggio. E questo che cos'è? L'ultimo bollettino medico reale. Il venerando saggio è sulla strada di una sicura e completa guarigione. Oh, questa sì che è una notizia ultra super iper arci extra fantastica. Bene, allora porterò questo via con me. Sono sicura che è l'ultimo anello per sciogliere questo grande mistero. Strega Varana, avrai molte molte cose da spiegarmi. Perché, principessa Odessa non è ancora arrivata? Aveva trovato senz'altro qualche complicazione al castello. Ma no, nessuna complicazione. Abbi un po' di fiducia nel tuo re e nella tua strega. Strega Varana, ma sai che questa filastrocca sui pipistrelli è veramente bella? Più tardi la metterò anche nello sputapallino. Su, principe Giglio, dai, è questione di poco. Resisti. Tu, creatura del rovescio e dell'ombra, adesso mi darai una spiegazione. Che cosa significa questo manifesto che ho trovato sulla scrivania di mio padre? Oh, grande, impareggiabile, straordinario, unico Re Quercia. È stato davvero di parola. E guarda che bel manifesto mi ha fatto preparare. Ve lo dico sempre io. Questo fantabosco non è poi così male. Alt, fermi, silenzio, ordine. Allora, per prima cosa, strega Varana, devi restituire le orecchie da principe a principe Giglio. Beh, i patti sono patti. Oh, questa è la prima cosa sensata che riesco a sentire da oggi. Principe Giglio, principe azzurro, che senti forte perfino un sussurro. Tornino a posto le tue belle orecchie.
parlino e cantino le voci vecchie. Evviva! Gli sono tornate le orecchie da principe. Oh, era ora il più bel giovane di tutti i regni di fiaba. Oh, che sollievo, principessa. Pensare che riuscivo addirittura ad udire il battito di coda dei pesciolini nel laghetto. Orsù, strega varana, ora raccontaci questa misteriosa storia. Ebbene sì, è giunto il momento. Questa notte, nel pieno dell'oscurità, sento dei passi nei pressi del mio antro. Poi, una voce imperiosa ma gentile che mi chiama. E chi era? Mio padre, Re Quercia. Esatto, ormai senza speranze. È venuto a chiedere aiuto a me, perché nel tentativo di recuperare l'acqua che balla dalle sorgenti dei Monti Azzurri, tutti gli altri avevano fallito. È vero, l'ho letto anche io sul giornale del Fantabosco. Sì, le guardie avevano subito un attacco da Drago Focus e i piccioni reali di notte non volano. Sì, giusto. Ed è proprio quando ho sentito parlare dei piccioni che mi è venuta la grande idea. Pipistrelli. Pipistrelli? Ma che significa? Quindi è stato un pipistrelli? Shh, pipistrelli! Animali il cui tatto e il cui udito permette loro di volare senza scontrarsi con il pericolo. Ho nel mio antro un vecchio buon pipistrello che ha accettato la sfida. Ha preso un'ampolla fra le zampe e si è diretto verso i Monti Azzurri soltanto un'ora prima dell'alba. Ho capito come ha fatto a salvarsi il vecchio saggio. Evidentemente il tuo pipistrello, strega varana, è tornato in tempo e con l'ampolla con dentro l'acqua che balla. Potete giurarci, però prima di accettare il compito di Re Quercia gli ho proposto un certo affare. E questo è il regale permesso che mi consente di allenare un'intera squadra di pipistrelli. Purché io dia loro da mangiare, li tratti con gentilezza e rispetti le loro giornate di riposo in vista della prossima apertura del Corriere notturno Strega Varana & Company. Sicuro, segreto e veloce. Strega Varana, ma sai che è proprio una bella idea? Eh sì, Strega Varana oggi si è comportata veramente bene. Anche se pensa com'era in pena il cuore di Re Quercia per arrivare a fare quell'ultimo estremo tentativo. Beh, per fortuna tutto è finito bene. Il vecchio saggio pare proprio che sia sulla strada della perfetta guarigione. Poi Strega Varana ha aperto un'attività redditizia per lei e molto utile per tutti noi. E le orecchie da pipistrello sono scomparse dalla testa di Principe Giglio. Come? Ah, adesso non ti stanno più tanto antipatici i pipistrelli? Beh, sì, non si finisce mai di scoprire lati nuovi nelle creature e nelle cose. E se vuoi continuare a farlo, torna a trovarci qui al Fantabosco. Io ti aspetto sempre qui. Ciao amico, a presto.